C'era una volta il Monte Serra e c'è ancora. Dalla sera di lunedì 24 settembre ad oggi un bruttissimo incendio sta consumando il Monte Serra nel comune di Calci e di Vico Pisano. Lunedì, mentre andavo a scuola, vedevo tanto fumo nero e le fiamme che bruciavano il monte. Dalle finestre della mia classe lo scenario era impressionante. E io provavo tristezza perché gli animali erano in pericolo e gli alberi erano bruciati. Anche in televisione i giornalisti hanno parlato dell'incendio, delle famiglie evacuate che si sono trovate in difficoltà, dei volontari che aiutavano le persone, dei pompieri, dei Canadair e dei boschi bruciati. Finalmente oggi questo grande incendio è stato quasi domato. Io vorrei andare a visitare quel posto per vedere com'è ridotto. Il gigante buono Monte Pisano. C'era una volta il gigante buono Monte Pisano che viveva sdraiato e rilassato sopra una grande pianura verde e fiorita. Ogni giorno, con i suoi grandi occhi verdi, osservava il cielo azzurro o grigio, le nuvole bianche o nere e il sole splendente e caldo. Lui adorava la pioggia perché quando pioveva i suoi abitanti provavano tanta felicità. Era un gigante buono e gentile che offriva ospitalità a tanti esseri viventi, donava i suoi frutti dolci e gustosi, ospitava rifugi carini dove vivevano famiglie felici. Una brutta notte, un minuscolo vulcano malvagio, perfido e geloso della bellezza del gigante Monte Pisano, eruttò magma infuocato, incandescente, e così il gigante buono fu colpito da un gigantesco e terribile incendio. All'improvviso arrivarono i supereroi a salvare la complicata situazione. Arrivarono volando sui Canadair e sugli elicotteri. Arrivarono guidando grossi camion e auto spruzzando liquidi magici, erano le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e i volontari. Alla fine i supereroi, con il loro coraggio e il loro amore, riuscirono a spegnere il fuoco e con le lacrime agli occhi promisero di proteggere il Monte Pisano per sempre. Nel fuoco. Storie nel fuoco di alberi bruciati, nuvole arancioni e animali scappati. Storie nel fuoco di case evacuate e molte persone si sono preoccupate. Storie nel fuoco che bruciano i cuori, accese e bagnate di mille stupori. Storie nel fuoco che avanza piano e dopo il vento le porta lontano, storie nel fuoco di paura e dolore, e il Monte Serra ci resta nel cuore. Il gigante buono Monte Pisano. C'era una volta un gigante buono che si chiamava Monte Pisano. Era molto gentile e regalava a tutti funghi, castagne, frutti, aria fresca e pulita, alberi vecchi, verdi, ruscelli, zampillanti, fiori profumati, sentieri ombreggianti e in autunno regalava tappeti di foglie colorate. Una notte tristissima, quando soffiava un vento potente, un brutto drago rosso, giallo, arancione e nero
geloso del verde del bellissimo gigante buono, sputò lingue di fuoco e causò un terribile, spaventoso incendio che uccise quel verde. Il Monte Pisano diventò così dei colori del drago. Dopo, alcune fatine e dei maghi buoni provarono a spengere quel fuoco, ma non ci riuscirono subito. Quindi chiamarono i vigili del fuoco, i carabinieri e i volontari che unirono le loro forze e si trasformarono in un gigante buono che si chiamava Acquatico. Acquatico, con le sue lacrime magiche, spense il fuoco. Alla fine il Monte Pisano, anche se era diventato tutto nero, ringraziò e promise di impegnarsi per tornare verde e bello come prima dell'incendio. Il Monte Serra in pericolo tra fuoco e fiamme. Martedì 25 settembre, mentre venivamo a scuola, abbiamo visto una enorme nuvola di fumo e rosse fiamme di fuoco sul Monte Serra. Alcuni civili avevano appiccato un incendio. Il fuoco ha bruciato tanti alberi. Più di 700 persone hanno abbandonato la propria casa e molti animali sono scappati. Dal telegiornale abbiamo saputo che da tante parti d'Italia sono venuti in aiuto per molti giorni. Abbiamo provato rabbia e tristezza perché gli incivili hanno distrutto le nostre montagne e il lavoro dell'uomo, ma anche tanta paura perché il fuoco ha minacciato le nostre case. Il gigante buono Monte Pisano. C'era una volta il gigante buono Monte Pisano, che era molto generoso verso tutti. Con le sue braccia verdi accoglienti, offriva ombra per i picnic delle persone. Con la sua folta chioma regalava aria pura e quando faceva la doccia donava fiori e frutti per tutti. All'improvviso, nella notte del 24 settembre 2018, arrivò un esercito di omini rossi di fuoco che attaccarono il gigante buono, provocandogli dolore e tristezza. Per fortuna giunsero gli omini blu dei pompieri, dei carabinieri e della Croce Rossa con l'acqua magica. Il Monte Pisano, diventato tutto nero, era sempre triste. Alla fine, il cuore degli alunni di terza della scuola primaria di Fornacette riuscì a dare coraggio al Monte Pisano, che ritornò verde.